Di fronte Pescara e Perugia, il posticipo della 21esima giornata, tanti cambi, consueti cambi operati da Zeman, 2 per reparto, in totale 6 undicesimi rispetto alla partita disputata ad Alessandria contro la Juve Under 23, la novità sostanziale Vergani dal primo minuto e poi prima partita titolare per Franchini, il Perugia col 3-4-1-2 con Kuan alle spalle dei due attaccanti, Silla e Seghetti, Kuan che va a disturbare la manovra dal basso di D'Agasso e qui c'è una opportunità per il Perugia che parte forte, però in realtà non ci saranno parate importanti da parte di Prizzari, anzi non deve compiere neanche un intervento nei primi 30 minuti, qui scivola, perde l'equilibrio Silla e poteva essere un'ottima chance per la formazione ospite, il destro di Accornero, la grande parata invece di Adabonis, siamo al 35esimo e dunque il Pescara risponde con tiri veri, con occasioni vere, questa soprattutto di De Marco che colpisce l'incrocio dei pali alla destra del portiere lituano Adamonis in prestito dalla Lazio, classe 97, rivediamo, rimiriamo la bellezza del calcio di De Marco, poi ancora Pescara, siamo al 40esimo, il Pescara che prende fiducia, la palla di Merola per Accornero che si porta avanti il pallone con il tacco e c'è l'intervento di Lewis al debutto, l'olandese classe 2000, viene ammonito, i giocatori del Pescara chiedono il rosso per chiara occasione da gol, non è dello stesso avviso il direttore di gara Scarpa della sezione di Collegno, ma c'è il calcio di rigore che Vergani fallisce così, la respinta di Adamonis che poi compie la prodezza sul tapin di Merola, dunque doppia parata, la seconda sicuramente più difficile di Adamonis sulla respinta, il rigore calciato male da Vergani e poi il gol di Silla in posizione di offside, l'arbitro annulla su segnalazione del secondo assistente, fratello della sezione di Latina, grandi proteste da parte dei giocatori del Perugia, c'è un primo colpo di testa di Paz e poi sulla traiettoria si inserisce Silla, il gol viene annullato, i dubbi restano, poi il destro nel secondo tempo ancora di Antonino De Marco e dunque il Pescara che si rende ancora pericoloso, siamo al 66esimo, siamo in area di rigore del Pescara, il colpo di testa di D'Agasso, una partita molto fisica, Iannone il migliore a nostro avviso del Perugia, il suo cross, la respinta, il gran sinistro di Cancellieri che però non inquadra lo specchio della porta biancazzurra, quindi Cangiano entrato in corso d'opera al posto di Accornero che si è infortunato, evita l'intervento di Lewis, para a terra, non è una parata banale quella di Adamonis che è stato spesso sollecitato in questa partita dai giocatori del Pescara, il colpo di tacco in bello stile di Cuppone, alza sopra la traversa Adamonis, Cuppone che aveva rilevato nei minuti iniziali del secondo tempo Edoardo Vergani uscito tra i fischi del pubblico dell'Adriatico, poi ancora Perugia, siamo al 93esimo, l'azione del gol sfortunatissimo di Pasquale, ci arriva male sì, però insomma è davvero sfortunato, l'autogol del numero 5 biancazzurro che aveva disputato una partita inappuntabile in coppia con Brosco, guardate la palla che si insacca, scavalca il portiere Pilsari, 0-1 al 93esimo, poi al 96esimo doppio giallo, secondo giallo per Iannone e dunque Perugia in 10, fallo commesso ai danni di Riccardo Brosco, l'ultima possibilità per il Pescara, pochi secondi al triplice fischio, non accadrà nulla sul calcio di punizione a Pescara, Perugia batte Pescara 1-0, sconfitta a dir poco beffarda.